Un'ondata di violenti temporali si è abbattuta su alcune zone del nord Italia. Milano è finita sott'acqua mentre si teme per la vita di un uomo che è stato travolto dalla piena del torrente Orco nel Torinese. I soccorritori sono alla ricerca del 58enne disperso dopo che il suo trattore si è ribaltato nell'acqua. Un fiume è straripato in Val di Susa facendo crollare due ponti, bloccando una strada principale e isolando circa 50 persone in due villaggi. Anche Lombardia e Veneto sono state colpite da allagamenti, che hanno causato danni e disagi soprattutto nella città di Milano. I vigili del fuoco hanno risposto a decine di chiamate per salvare persone bloccate nelle loro auto in sottopassaggi allagati e per svuotare scantinati pieni d'acqua. Alcune linee della metropolitana sono state sospese a causa degli allagamenti. Gli scienziati avvertono che la crisi climatica sta aumentando la frequenza di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, siccità e alluvioni. Quest'estate l'Italia meridionale è stata colpita da una grave siccità che ha causato enormi problemi all'agricoltura e al turismo, soprattutto nelle isole di Sicilia e Sardegna. I militari del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza, in collaborazione con i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo e del Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, nonché con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata, hanno condotto un'operazione antidroga che ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro 540 kg di cocaina e trarre in arresto 5 soggetti. L'operazione, sviluppata da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, è il risultato di una mirata campagna di prevenzione volta a monitorare i traffici e le rotte commerciali in mare al fine di individuare possibili comportamenti anomali e o sospetti e attivare specifici controlli sui target emersi. In tale contesto, grazie alla stretta sinergia sviluppata dalle Fiamme Gialle di Catania con la componente aeronavale della Guardia di Finanza e l'OSCICO, è stato effettuato un monitoraggio giornaliero del tratto di mare compreso tra le province di Catania e Ragusa per finalità di polizia economico-finanziaria, che ha consentito di rilevare, tra le altre, movimenti anomali di un motopeschereccio il quale, in luogo dell'attività di pesca, è risultato intento al recupero di diversi colli galleggianti presenti in acqua. L'individuazione di un simile quantitativo di droga ha evitato che lo stupefacente fosse destinato a inondare le piazze di spaccio, con elevatissimi guadagni nell'ordine di oltre 100 milioni di euro. Sono 65 gli anni di carcere comminati nella sentenza di appello del maxiprocesso Nebrodi e ad esse vengono accompagnate parecchie confische.
Il maxiprocesso nasce dall'operazione del 15 gennaio 2020 denominata Unebrodi, con 94 arresti e il sequestro di 151 aziende agricole per mafia. Più di 1000 uomini della Guardia di Finanza di Messina e dei Carabinieri del ROS quel 15 gennaio assicurarono alla giustizia numerosi componenti di famiglie mafiose contestando loro reati che ruotano attorno al lucroso affare dei fondi europei per l'agricoltura in mano alle mafie. L'attività della DDA di Messina ha squarciato il velo di silenzi e omertà che avevano soggiogato e sottomesso per anni un intero territorio e la Sicilia intera. Un meccanismo interrotto proprio da quel protocollo che Giuseppe Antoci ha fortemente voluto insieme al prefetto di Messina Stefano Trotta e che oggi continua ad essere applicato in tutta Italia. Per tutto ciò l'ex presidente del Parco dei Nebrodi, presidente onorario della Fondazione Caponnetto e oggi europarlamentare dell'M5 Stelle, ha rischiato la vita in quel tragico attentato mafioso dal quale si è salvato grazie all'auto blindata e a quei valorosi uomini della sua scorta della Polizia di Stato. Abbiamo colpito con un'azione senza precedenti la mafia dei terreni, dichiara Antoci, ricca, potente e violenta. Ed è per questo che quella notte volevano fermarmi. Volevano bloccare l'idea di una legge nazionale e dunque tutto quello che sta accadendo oggi. Le condanne in appello e la tenuta dell'impianto accusatorio sono la conferma del buon lavoro svolto da magistratura e forze dell'ordine, continua Antoci. Mi hanno tolto tutto, libertà, serenità. Mi hanno costretto ad una vita complicata costringendo la mia famiglia a vivere in una casa blindata e presidiata dall'esercito. Due cose però non sono riusciti a togliermi: la vita e la dignità, e grazie a quest'ultima che proprio con dignità e onore porterò avanti il mio mandato in Parlamento europeo difendendo e migliorando le norme antimafia per le quali valorosi servitori dell'Stato hanno perso la vita, conclude Antoci. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un cinquantenne catanese già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio per tentato furto d'auto. L'arresto è avvenuto grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino che ha prontamente allertato le autorità riguardo un sospetto tentativo di furto di una Fiat Panda in viale Mariola Pisardi. La descrizione dettagliata fornita ha permesso ai carabinieri di intervenire in estrema rapidità. La pattuglia è giunta sul luogo indicato identificando immediatamente il sospetto corrispondente alla descrizione. L'uomo, nel tentativo di sfuggire alla vista dei militari, ha cercato di nascondersi tra le auto parcheggiate, tra le quali una evidentemente scassinata, ma è stato ripetutamente bloccato e messo in sicurezza dai carabinieri. L'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Venerdì 6 settembre 2024, presso il Porto Rossi di Catania, è partita la traversata tutta femminile promossa dal nuovo Jolly Marine Mediterraneo in Rosa 2024. Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, è parte dell'iniziativa insieme al Salone Nautico di Genova. La traversata infatti avrà inizio a Catania per concludersi il 19 settembre a Genova. A dare il via a Catania sono stati presenti l'assessore del Comune di Catania Sergio Parisi, Antonio Aiello, titolare insieme ai fratelli del cantiere Nuovo Jolly, la presidente e il vicepresidente di associazione Lorenzo Perrone e Alessandro Lanzafami, presidente di Eurofiere e organizzatore di Nauta. Presente anche la dottoressa Sara Pettinato, medico chirurgo senologo di Catania, che ha organizzato un momento di sensibilizzazione prima della partenza e partirà insieme all'equipaggio. Nella precedente edizione Marine Mediterraneo Rosa 2024 ha raccolto 14.800 euro a favore del servizio di trasporto sanitario Cuore Rosa, dalle donne per le donne, dell'associazione Lorenzo Perrone, sostenendo servizi gratuiti per i malati di tumore e i loro familiari. Il 6 settembre di 2 anni fa, fra le 12 avventuriere sono salpate da Mantea a bordo di un Prince 22 motorizzato Suzuki e hanno attraversato il nostro mare con meta finale il Salone Nautico Internazionale di Genova nel suo giorno di apertura il 22 settembre. Un totale di 519 miglia e 8 tappe che hanno visto donne di diverse età mettersi in gioco per raccogliere fondi a favore dell'associazione Lorenzo Perrone, che fornisce servizi gratuiti ai malati di tumore e ai loro familiari. Questo 6 settembre vedremo un Prince 24 Exclusive spinto da un Suzuki DF300 salpare dalla Sicilia e fare rotta ancora una volta verso il Salone Nautico Internazionale di Genova.